Bene a tutti ragazzi, qui è Giovedì Renessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 7 con la carriera allenatore su FIFA 18 con il Milan. In questo video andremo a giocare delle partite importantissime: Torino, Napoli e Benevento. Sono importantissime perché vi faccio vedere subito la classifica, che è quella lì. Noi siamo al quarto posto, ma è una classifica falsa perché noi abbiamo giocato solo 12 partite. Se vinciamo entrambe riusciamo a portarci al secondo posto, se non al primo, se la Juventus perde la seconda. Quindi diventa fondamentale non perdere punti per strada. Formazione titolare con André Silva confermata a sinistra, Asensio che sta giocando in una maniera assurda queste ultime partite è sempre lì titolare, e andiamo subito a giocare contro il Torino. Siamo in casa, non sarà facile, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo a San Siro, è notte, lo stadio è pieno, inquadrato Vidal e inizia adesso Milan-Torino. Attenzione qua, questo qui è velocissimo, non si prende! Donnarumma con la manona dopo 3 minuti. Conti diventa buona per Suso che prova a far correre Biglia. La frenata di tacco Asensio è perfetta per Kalinic che cambia tutto per André Silva che appoggia subito per Rodriguez. Rodriguez incrocia, vai tu col sinistro e la parata di Bagna. Subito azione da una parte e dall'altra, calcio d'angolo, palla dentro, André Silva di testa! Potevi toccarla Bonucci, perché è saltato? Vidal diventa buona per Asensio, subito lo scarico per Kalinic che appoggia per Asensio che può provare con il destro Asensio e la parata del portiere. Calcio d'angolo, palla dentro, di testa André Silva non ci arriva, forse è spinto però il fallo è mio, va bene, non ci lamentiamo, va bene così. Conti diventa buona per Musacchio, lo scarico per Vidal, di prima per Asensio, palla dentro per Kalinic, Kalinic appoggia per Biglia e la paratona ancora del portiere. Calcio d'angolo, ci va Suso col sinistro, qualcuno che ci arrivi di testa, niente. Quindi ci va Rodriguez, Rodriguez sulla respinta, palla dentro, qualcuno che ci arrivi, Kalinic, cosa ha preso col piede? Col piede l'ha presa, 8 parate mi ha fatto in questa partita, palla dentro di testa, non ci arriva nessuno, al 67esimo c'è tempo ma dobbiamo segnare. Asensio diventa buona per qualcuno, André Silva, ok, allarga dall'altro lato per Suso, perfetta per Bonucci, il tocco sotto di Leo, cosa abbiamo fatto? Bonucci! Il tocco sotto di Bonucci all'84esimo, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Vedere un difensore che fa queste cose, Bonucci piedi li ha, ma non così da fare un pallonetto del genere. Stratosferico questo gol. Tantissime volte Bonucci imposta dalla difesa, ma un pallonetto così non l'aveva mai fatto. 1-0 e difesa d'oltranza adesso, anche se il modulo è sbilanciato. Cucchiaio delizioso. Grazie Xbox. Però stiamo attenti che non dobbiamo subire gol, altrimenti il cucchiaio è inutile. Due di recupero, Buonaventura, cerchiamo di tenerlo un po'. André Silva, il Torino è basso però, nonostante stia perdendo. Suso fino in fondo, Suso fino in fondo, bravissimo. Poi appoggia per André Silva che cambia tutto per Buonaventura, forse un po' troppo corta. E infatti è così, ma l'arbitro fischia alla fine della partita. La disperazione del portiere che veramente mi ha parato di tutto. Gli faccio i complimenti, ma al pallonetto di Bonucci si è dovuto arrendere. 9.5 e andiamo avanti. Facevo come sempre gli allenamenti, li ho un po' cambiati perché voglio spingere molto su Suso, quindi 4 allenamenti per lui. Il quinto non potevo farlo per Suso perché avevo finito gli attributi e quindi ci ho infilato Asensio. Comunque, contro il Napoli devo far giocare assolutamente i titolari, devo fare qualche cambio, magari Biglia che sì, che si equivalgono secondo me, quindi va benissimo così, e poi Musacchio per Romagnoli, anche loro due si equivalgono. Per il resto me la devo giocare in questo modo, senza nessun altro cambio. Purtroppo ci sono partite ravvicinate, non è facile con l'Europa League, ma non posso far riposare i miei giocatori in una partita così importante contro il Napoli. E vi ricordo la classifica, che è quella: il Napoli al quarto posto, ma è a pari punti praticamente con noi, 30-31, cioè siamo lì. Se perdiamo questa partita fuori casa, tra l'altro, veniamo scavalcati, quindi dobbiamo vincere. La conferenza stampa non ci interessa, quindi la vediamo in modo rapido e poi andiamo subito a giocare la partita contro il Napoli. 30 novembre 2017, queste qui sono le maglie, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, inquadrato Reina, speriamo in qualche sua papera oggi. E inizia adesso Napoli-Milan, che sì, diventa buona per Asensio che cambia tutto per André Silva che può accelerare. Coleman lo ferma. Da dove è uscito Coleman? Allan, stiamo attenti. No, non così, Bonucci, dai, almeno tu. Occhio, mamma mia. Ragazzi, calma. Allan non si ferma, è un trattore. Asensio comunque, ci siamo noi con Kalinic che allarga tutto per Suso, palla dentro per André Silva, per Asensio che con il sinistro non riesce a battere Reina. Bellissima parata. Peccato.
sbagliato. Calcio d'angolo, palla dentro, battuto un po' largo. Bonucci ci arriva, rimane lì Bonucci, palla sul palo. Ha buttato giù la porta Bonucci. Non l'ho neanche visto quasi quel pallone. E si mette anche la sfortuna però di mezzo adesso. Calcio di punizione per noi, lo batto corto perché che sia un bel tiro. Se la mette sul destro e prova! Mamma mia di quanto è uscito. Il solito schema che uso io sulle punizioni. Battuta corta e poi subito il tiro. Che sì, comunque, Vidal potrebbe accelerare. Vidal, palla dentro per Kalnic. Mettila bene, è perfetta per Asensio che di testa colpisce male, ma era impossibile di testa. Con la deviazione però. Calcio d'angolo, ci siamo un tantino ripresi. Ci va Suso, troppo lungo. Bonucci rimane lì, Romagnoli che non ha i piedi. E la paratona di Reina, non ci credo. Vicinissimi al gol adesso. Lo meritiamo forse. Calcio d'angolo, palla dentro, di testa André Silva. E non riusciamo a colpire bene. Appoggia per Rodriguez, André Silva, palla dentro, Asensio, di sinistro Asensio centrale con la paratona di Reina. Era potente però poco angolato il tiro di Asensio. Vidal comunque recupera palla, poi lancia Kalinic che riesce a tenerla e poi lo scarico per André Silva, palla dentro, di prima per Asensio. Asensio no, no Asensio no, questo non me lo dovevi fare. Uno contro uno mi fai questo tiro così debole e così brutto. Callejon, stiamo attenti, Rodriguez non ci arriva, Callejon, recuperata, due di recupero, arbitro lascia correre, Asensio la prende, Allan in scivolata, quindi ci va Callejon, l'ho capita e l'arbitro fischia la fine della partita. Peccato ragazzi per questo 0-0, peccato, peccato veramente perché a parte in quei 15 minuti di attacco Napoli in cui hanno fatto 3 tiri in porta, poi li abbiamo praticamente dominati con il palo di Bonucci e ce l'ho ancora qua in testa, ce l'ho. Comunque è un pareggio che ci sta su un campo difficile a San Paolo, va bene così, l'importante è rimanere lì ed essere in vantaggio negli sconti diretti, perché la classifica è molto corta, 37, 32, 31, 31, non tanto la Juve che ha 5 punti di distacco che sono tanti, ma è corta dal secondo al quarto posto, quindi Milan, Roma e Napoli, e purtroppo una delle tre rimarrà fuori, perché chi arriva al quarto posto va in Europa League, e questo è veramente un peccato. Comunque facciamo come sempre gli allenamenti, Asensio è arrivato ad 86, ma io spero di portarlo ad 87, così come Suso si avvicina agli 85. La prossima è contro il Benevento, siamo ancora fuori casa, doppia partita fuori casa e dobbiamo vincere perché le altre, come avete visto prima, sono proprio dietro di noi. Offerta del Portogallo non ci interessa e Locatelli vuole giocare, e Locatelli non mi puoi chiedere questo in una partita così importante, ti faccio giocare dopo in Europa League, ma non adesso, cioè adesso faccio giocare Biglia che ha riposato, ma per il resto io devo far giocare i titolari perché questa partita è troppo importante. È vero che affrontiamo, mettiamo anche Musacchio al posto di Romagnoli, è vero che affrontiamo il Benevento, però diventa fondamentale ottenere i 3 punti, quindi formazione assolutamente titolare. 4 dicembre 2017, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre stanno entrando in campo, siamo nello stadio del Benevento e inizia adesso Benevento Milan. Vidal recupera palla, poi lo scarico per Asensio che appoggia subito per Kalinic, fino in fondo Kalinic, la finta allarga dall'altro lato per André Silva, André Silva entra dentro, poi lo scarico per Kalinic che con il destro ci prova e palla fuori dopo 26 minuti di nulla. Non stiamo giocando bene, ci siamo un tantino spenti, eppure siamo molto più forti del Benevento, non possiamo cadere adesso, no. Cataldi per Armenteros, Iemmello dall'altro lato, ragazzi stiamo attenti al Benevento, da Alessandro Ciciletti, 1-0 Benevento. Cambi, cambi subito, non ci siamo proprio, solito cambio, fuori Musacchio, dentro Bonaventura che va a sinistra con André Silva che sale, sale anche Rodriguez e sale anche Conti. Ragazzi non stiamo giocando bene, non so il motivo, ma stiamo facendo una fatica assurda, sarà per un calo fisico, troppe partite ravvicinate, non ce la facciamo, non lo so, sbagliamo anche il passaggio di inizio, ragazzi sveglia! D'Alessandro per Cataldi, possesso palla assurdo, Armenteros, Ciciletti col sinistro, 2-0 Benevento. Mamma mia ragazzi, cosa stiamo combinando? Cosa stiamo combinando? Doppietta di Ciciletti. Rodriguez diventa buona per Bonaventura, Kalinic, André Silva, si gira bene André Silva, con destro André Silva traversa, e vabbè ragazzi, e vabbè, giornata no, giornata no. Asensio, l'appoggio per André Silva, palla dentro veloce per Kalinic, subito per Jack che la perde, Kalinic col destro, Kalinic palla fuori. Assedio del Milan, ci siamo svegliati troppo tardi, ci siamo svegliati tardi, Kalinic 1-2,
Kalinic col sinistro 2-1 al 77esimo. Prendila, bellissima azione con Andre Silva infortunato, ma non importa, ho finito i cambi, quindi stai dentro. Oppure forse ne è ancora uno, però non interessa, Andre Silva gioca ancora. Potrei mettere Borini, la Padula, ho la Padula ragazzi, ho la Padula che l'ho venduto, però ovviamente finché siamo ancora, non siamo ancora nel mercato, non se ne va, e quindi dentro la Padula a sorpresa. E fuori Andre Silva ovviamente quando il pallone uscirà fuori, quindi mai. Biglia di testa comunque, è ancora buona. Rodriguez per Asensio, Asensio fino in fondo, fino in fondo Asensio, fino in fondo, poi appoggia per Andre Silva che si gira bene, forse si è ripreso Andre Silva, non lo so. Conti per Suso, Suso piazza la col sinistro a Suso, 2-2 all'83esimo. Cosa ha fatto Suso? Cosa ha fatto Suso? 2-0, 2-2 in 5 minuti, dentro la Padula pure Andre Silva con attacco totale. Ma cosa stiamo combinando? Cosa stiamo combinando? L'abbiamo recuperata. Asensio diventa buono, non ci credo, non ci credo, perché 85esimo, dai, non subiamolo, non subiamolo adesso. E non sbagliate questi passaggi stupidi, Armenteros, perché quello accorcia, Ciciretti incrocio pieno, poi sulla respinta Donnarumma, non ci credo, non ci credo. Conti appoggia subito, 88esimo, Biglia per Asensio e buona per Bonaventura di prima per Kalinic. Non c'è nessuno però, dovete salire, dovete salire. Asensio appoggia per la Padula, primo pallone, la Padula appoggia per Kalinic, Kalinic incrocia col sinistro, Kalinic traversa piena, non ci credo, due traverse nel giro di 2 secondi, non ci posso credere. Prendetela per favore, finisce qui. Un applauso al Benevento e un applauso al Milan, una partita straordinaria, due traverse colpite da parte nostra, una traversa per il Benevento, quasi incrocio, 9 tiri per noi, 5 tiri per il Benevento, migliore in campo Kalinic, e andiamo avanti, 2-2, altro pareggio, veniamo fermati, ma io avrei firmato per il 2-2 quando Ciciretti ha fatto il secondo gol, e quindi la reazione c'è stata e mi è piaciuta. Non siamo in crisi quindi, perché abbiamo giocato forse 60 minuti bruttissimi, i 60 minuti peggiori della stagione forse, però i 20 minuti finali anzi ci fanno ben sperare. Comunque, partita di Europa League, ragazzi, io sinceramente questa partita la voglio simulare, perché siamo fuori casa, è una partita importante, ma io non la voglio giocare, non la voglio giocare perché voglio dare importanza più al campionato e quindi non voglio soffermarmi su queste partite. Ho fiducia nei miei giocatori, l'Europa League sì è importante, però diventa bella quando si entra nel vivo, ovvero 16esimi, 8esimi e 15esimi, queste partite contro squadre che non conosco neanche sinceramente, le voglio lasciare alla mia squadra e facciamo giocare la squadra dei titolari perché bisogna vincere. Magari Bonucci no, ma Romagnoli sì, e poi vorrei far riposare anche Suso, non lo so, anche Andre Silva. Mettiamo Andre Silva al posto di Kalinic, anzi facciamo così, mettiamo Kalinic titolare con Çalhanoğlu a sinistra e Asensio dentro anche se stanco. Bisogna stringere i denti e bisogna vincere o pareggiare questa partita, non siamo proprio a rischio eliminazione, dovrebbe succedere un cataclisma per arrivare al terzo posto, dovremmo perdere e quella squadra dovrebbe vincere, quindi io sono fiducioso. Ho messo anche la squadra titolare, tanto poi dopo abbiamo una settimana di pausa, quindi comunque riusciamo a recuperare appieno per il campionato. 7 dicembre 2017, e pareggiamo 1-1, gol di Suso, e va benissimo così perché ci bastava un punto per essere qualificati. Questa qui è la classifica del campionato, 33 punti, ma la Roma deve ancora giocare e questo è il problema. Andiamo a vedere giusto per curiosità anche l'Europa League, con attenzione però, 8esimi, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea, Napoli e Roma, Barcellona. Mamma mia, l'anno prossimo ci sarò anche io, ci dobbiamo essere anche noi l'anno prossimo qui. Però per il momento c'è l'Europa League, il tabellone ancora non è uscito, però voglio vedere i gironi. Girone J, qualificati come prima, 10, 9, 8. Perfetto, va benissimo così, saremo passati anche con una sconfitta. Facciamo come sempre i nostri allenamenti e Suso si avvicina sempre di più agli 85. Ho visto anche premio torneo, se non sbaglio, esatto, 4 milioni e 5 per aver superato la fase a gironi, perfetto. Noi abbiamo 30 milioni da spendere nel mercato di gennaio, ma vi ricordo che abbiamo già venduto Antonelli, la Padula e anche Bertolacci, e riceveremo appunto i soldi a gennaio. Comunque, partita contro il Verona che giocheremo nel prossimo episodio, e faremo anche Atalanta, Bologna e Fiorentina. Comunque, per questo video è tutto, quella è la classifica, siamo stati scavalcati dal Napoli che ha una partita in più, quindi vincendo andremo a quota 36 e ritorneremo al secondo posto.
dobbiamo distaccare la Roma, perché non c'è differenza tra secondo e terzo posto, l'importante è arrivare lì in Champions. Ma aspettate un attimo, se FIFA ha messo le stesse regole dell'anno scorso, non è che arrivando terzi facciamo i preliminari? Spero vivamente di no, perché altrimenti si fa veramente dura arrivare in Champions l'anno prossimo, perché i preliminari sono duri. Comunque ci penseremo ovviamente più avanti, le partite che giocheremo nel prossimo video le avete viste. Mi raccomando, un bel mi piace per supportare al massimo questa serie, 6.000 anche oggi. Noi ci vediamo con un prossimo episodio. Bella!